Buonasera al pubblico di Merano e a chi segue i nostri dialoghi tramite internet. A sorpresa la pandemia ci ha ancora una volta costretti a una presenza a distanza e ci scusiamo con quanti si erano già prenotati o sono venuti in Accademia per il nuovo e ormai consueto incontro e intervista del mese come eh, quello che abbiamo condotto in ottobre con Mario Segni. Speriamo di poterci rivedere presto a Merano. La bellezza della lingua italiana nel mondo, e questo è il tema che vi propongo, Nell'anno di Dante, di Draghi e di Papa Francesco, e molto presto scopriremo perché ho fatto queste citazioni. Nel nostro viaggio per l'universo ci guiderà la professoressa Rita Librandi, docente ordinario di linguistica italiana presso l'Università di Napoli l'Orientale, accademica della Crusca e curatrice del volume La Chiesa e l'Italiano, Un cammino nel tempo e nel mondo, Il Mulino, che è pubblicato proprio quest'anno. Professoressa, grazie naturalmente per aver accolto il nostro invito e parto subito con una domanda chiamiamola romantica. Quando è che sei innamorata della lingua italiana? Amore a prima vista oppure dopo un lungo corteggiamento? Grazie a voi intanto per avermi invitata. Eh, il corteggiamento è stato lungo e l'amore affonda le sue radici già negli anni del liceo, a dire il vero. Avevo sempre avuto una grande passione. Per l'italiano letterario, inizialmente di solito sui banchi di scuola si coltiva soprattutto questo. Eh, poi però eh, l'università è sempre l'incontro con un maestro, con un maestro importante, quello che segna la svolta nella vita. Io in, avevo in effetti una grande passione per la storia ed ero convinta che mi sarei laureata in storia e soprattutto pensando alla storia medievale. Finché non ho seguito un corso del mio professore Francesco Bruni eh, che eh, riguardava eh, la lingua dei mercanti e eh, quindi le prime attestazioni dell'italiano, del volgare nelle lettere, nei diari, eh, nella, nelle scritture mercantili, e eh, univa così perfettamente la, la storia del nostro paese con la storia della nostra lingua, che io ne sono rimasta rapita. Non me ne sono più separata, diciamo. Allora, approfitto subito di questa eh, sua conversione proficua per chiederle non brevi cenni dell'universo, che non abbiamo il tempo naturalmente, ma sinteticamente, se ci può riassumere i momenti salienti del cambiamento, dell'evoluzione, della costruzione della nostra lingua nazionale, sono più di mille anni di storia, le chiedo di scegliere quei due o tre che secondo lei sono davvero importanti direi prima di tutto eh, la, eh, la nascita di un genere letterario che è nuovo, originale rispetto alla cultura latina, alla cultura latina medievale. Eh, la cultura in volgare, le scritture in volgare sono sempre debitrici eh, delle scritture e eh, del, di tutto ciò, di tutto il sapere latino, però ci sono alcuni generi letterari che eh, nascono come originali tipici delle lingue romanze, non solo dell'italiano. E parliamo soprattutto della lirica amorosa, dei versi di argomento amoroso e quindi della scuola poetica siciliana, che poi eh, si trasferisce e continua, non in Sicilia, eh, nonostante appunto questo esordio così felice con Federico II, ma continua, guarda un po', a Firenze e in Toscana dove eh, naturalmente eh, acquista un significato nuovo, eh, una, ecco, per essere sintetica, posso molto schematizzare dicendo una riflessione sull'amore che è anche una riflessione di carattere filosofico, che viene data appunto, come sappiamo, dai poeti stilnovisti. Se fino a quel momento in volgare. In, volgare, in volgari della penisola italiana non avevano avuto grandi espressioni letterarie, a differenza invece di quello che era accaduto in Francia, c'è a questo punto una improvvisa esplosione eh, con una produzione non solo letteraria, ma anche di trattatistica, anche di tipo filosofico-scientifico, con il convivio di Dante che porterà eh, la letteratura delle famose tre corone di Dante, di Petrarca e di Boccaccio eh, a un livello tale da divenire modello per la stessa letteratura europea, perché la poesia poi di Petrarca sarà eh, modello di scrittura poetica per tutta l'Europa, così come la novellistica con, con Boccaccio. E poi l'altro momento saliente è sicuramente la, in, i primi decenni del Cinquecento. Eh, ovviamente c'è stata tutta una preparazione, ma qui andiamo molto sinteticamente, però. È nel Cinquecento che in realtà si verifica la nostra prima unificazione linguistica. Molti pensano, anche i miei studenti quando arrivano al primo anno, ritengono sempre che la lingua italiana sia diventata la lingua di tutti gli italiani con l'unità d'Italia, con appunto l'unità un politica. In realtà abbiamo avuto una lingua in cui tutti gli scrittori, ma anche per tutti gli usi alti, è stata unica per tutta la penisola, e questo è avvenuto nel Rinascimento. Uh, con la proposta di un importante letterato e studioso che ha invitato tutti gli scrittori a imitare nella, nella scrittura non solo letteraria, principalmente letteraria, ma non solo letteraria, ehm, la prosa di Boccaccio la poesia di Petrarca. Quindi ritornando in qualche modo indietro di quasi un secolo, cioè ritornate al Trecento, trovate il vostro modello classico, così come i, i latini hanno avuto i loro modelli classici, anche i greci, anche noi li abbiamo e sono appunto i grandi del Trecento di Firenze. E poi l'altro momento essenziale, ovviamente, è stato l'unità, l'unità politica italiana, che ha fatto sì che questa nostra lingua mh, diventasse piano piano, con molta fatica, veramente lingua di tutti parlata da tutti eh, attraverso la scuola attraverso il miglioramento dei mezzi di comunicazione eh, quella eh, comunicazione quotidiana che si faceva principalmente in dialetto piano piano comincia a diventare anche comunicazione quotidiana in italiano e infine l'altro momento fondamentale che veramente ha portato nel giro di pochissimi anni a ciò che i linguisti chiamano una rivoluzione linguistica, eh, gli anni 50-60, subito dopo la seconda guerra mondiale, il boom economico dell'Italia. E eh, la televisione. La televisione, ma è come le comunicazioni di massa. E ancora qui la, la scuola dell'obbligo che diventa realmente scuola dell'obbligo, la possibilità di muoversi e spostarsi con grande semplicità da un posto all'altro dell'Italia, fa sì che veramente nel giro di pochi decenni eh, l'italiano sia compreso e parlato da tutti e, e sia usato anche in famiglia, perché la, la grande novità è stata questa. Mm. Non tanto la perdita dei dialetti, i dialetti sono ancora vivi, speriamo che lo rimangano a lungo perché ogni lingua che si perde è sempre un patrimonio culturale che si perde. I dialetti, colgo subito al volo quello che sta dicendo: i dialetti sono stati un ostacolo o sono un arricchimento nella costruzione della quello. lingua nazionale? Ma sicuramente un arricchimento, sicuramente una ricchezza. Eh, e speriamo che lo continuino a essere a lungo, sono tantissime le parole che sono arrivate dai dialetti all'italiano, no? basti pensare appunto alla parola eh, più conosciuta all'estero che è ciao e eh, che è un benetismo, appunto che deriva da, da sclavus latino, e eh, appunto perché era un po' un saluto simile a servo vostro. <ride> e, ma insomma, sono molte anche nella gastronomia, sono infinite le denominazioni di, di cibi, di alimenti che derivano dalle varie dalla ricchezza gastronomica eh, italiana e, e così insomma anche culturalmente i dialetti trasmettono differenze che poi fanno da un lato sembrano un po' indebolire, no, l'Italia, questa nostra continua divisione, ma dall'altro questa varietà è sempre fonte di grandissime ricchezze e energia per cioè, la nostra diversità diversità nell'unità. Nel, nel... Come dice Papa Francesco. <ride> anche me. a proposito dell'Europa. <ride> Nel libro che lei ha curato e anche in altre sue opere si racconta appunto del ruolo della Chiesa nella diffusione dell'italiano nel mondo, ordini religiosi, missionari. Lo stesso Papa Francesco, che quando è in visita pastorale in giro per il mondo, con l'ovvia eccezione dell'America Latina, parla sempre in italiano, per la Chiesa che cosa ha rappresentato e che cosa rappresenta la lingua di Dante? Ah, beh. Ma non proprio la lingua dinantica, che cosa rappresenta l'italiano? Eh, la Chiesa è sempre stata, una, è stata prima dell'unità de, dell di cui abbiamo parlato, prima del Cinquecento, una spinta all'uso del volgare in luogo del latino. Perché deve garantire la Chiesa la comunicazione con i fedeli, eh, l'educazione religiosa. La diffusione dei principi della fede e questo non può che farlo in una lingua che sia il più ampiamente compresa, il più, che possa raggiungere veramente tutti. E dopo il Cinquecento eh, è stata una delle spinte principali eh, per la diffusione di quella lingua che si è unificata, come dicevo, in quel momento. E che viene adoperata eh, quasi esclusivamente, solo l'italiano, non più il latino, a partire dal Cinquecento, per la predicazione e per la catechesi. Non la liturgia, come sappiamo, che diventa italiana soltanto col Concilio Vaticano-Storia. Vaticano. Eh. Eh, per due secoli non la Bibbia, che non fu tradotta tra il Concilio di Trento e la metà del Settecento però fu fondamentale eh, sia, come ripeto, la predicazione, ma soprattutto la catechesi, che spesso si associava anche a scuole che insegnavano a leggere e a scrivere. No? Carlo Borromeo fonda le prime scuole di catechismo associate all'alfabetizzazione dei più poveri, dei fanciulli. E, e a questo poi va anche aggiunto il fatto che mh, si crea una cosiddetta letteratura di devozione, no? una letteratura devota. Che eh, rappresenta per secoli ha rappresentato il best seller della, delle tipografie, dell'editoria. No? Veramente fino ai primi decenni dell'Ottocento i libri più stampati e venduti erano quelli di argomento religioso, quelli che accompagnavano nella preghiera negli atti di devozione ed erano letture ovviamente bisognava saper leggere per potervi accedere però erano letture che veramente raggiungevano non solo persone di alta cultura ma insomma il più ampio pubblico possibile quindi questo diciamo così appena una una piccola infarinatura no? su quello che la Chiesa ha realmente fatto a favore della lingua italiana. E poi ci sono state le missioni, e insomma... Appunto, tutto... secondo, il secondo tema che vorrei sviluppare con lei è questo dell'emigrazione in lingua italiana, nei suoi lavori e nella realtà dei fatti, eh, in particolare verso l'America del Nord e del Sud. Eh, mi piacerebbe sapere se, secondo lei... Ehm, eh, la possibilità di non perdere la propria madrelingua italiana per gli italiani che andavano nelle Americhe per i loro figli è stata più difficile nel nord o nel sud delle Americhe, cioè a contatto con l'inglese o con lo spagnolo? Paradossalmente è stato più, più facile perdere l'italiano nell'America del sud. Perché la vicinanza tra le due lingue, tra l'italiano e lo spagnolo, favoriva un apprendimento più rapido dello spagnolo, mentre con l'inglese inizialmente, soprattutto le prime generazioni, avevano maggiori difficoltà. È anche vero, poi bisogna guardare un po' da caso a caso, da paese a paese, è anche vero che nel Brasile, per esempio, hanno sterminato Brasile quando gli italiani arrivarono a prendere il posto degli schiavi, perché interrotta, finita, abolita la schiavitù in Brasile, la manodopera italiana servì proprio per riuscire a lavorare quei campi che non si potevano più affidare agli schiavi. E, e spesso vivevano in uh, luoghi chiusi, isolati, comunità formate da soli veneti o soli meridionali o soli campani, e, e che continuavano isolati dal resto dell'urbanizzazione eh, dell brasiliana. Continuavano appunto a parlare il proprio dialetto, o formavano delle lingue ibride, no? il cosiddetto Talian, che era appunto una mescolanza tra eh, la lingua del luogo e l'italiano e il dialetto che parlava questa comunità. Ehm, la, la conservazione però eh, fu favorita moltissimo dalla Chiesa, eh, tornando appunto all'argomento di cui stiamo parlando, perché eh, si cercò di non far dimenticare, soprattutto in paesi che non erano di religione cattolica come il nord dell'America, di non far dimenticare la propria origine, eh, la propria eh, cristianità cattolica e si temeva quindi che perdendo questa lingua, perdendo il legame con la patria originaria, eh, anche il legame con la religione potesse venire meno. In questa decisione appunto di favorire no, la conservazione della fede cattolica si faceva in modo che sorgessero anche scuole d'italiano che ancora una volta associavano anche l'insegnamento di lettura e scrittura per gli emigrati che spesso partivano analfabeti. La prima emigrazione ha visto molta emigrazione di italiani che non erano ancora in grado di leggere e scrivere. E per molti anni è stata la Chiesa a fornire tutto ciò, no? perché lo Stato italiano, ancora giovane, in formazione, non aveva la forza di sostenere i propri migrati, di aiutarli, di alfabetizzarli, eh, insomma di seguirli. Anche perché come Stato nasce eh, relativamente recente rispetto ad altri paesi d'Europa, quindi certo. non, non ha potuto dare una mano istituzionale, diciamo così, a questo tentativo. Ma... Ieri eh, con l'emigrazione, oggi con l'immigrazione. Trasmettere la conoscenza dell'italiano resta ancora oggi un valore fortissimo, quindi. Certo, eh, certamente. Eh, l'inclusione, se è questo a cui eh, con, dobbiamo puntare, come immagino si debba, eh, si voglia puntare, l'inclusione passa dalla conoscenza della lingua. Così come è stato per noi eh, nei paesi, paesi d'origine. La, un episodio che ripeto sempre che riguarda in questo caso l'emigrazione italiana della Maria Cabrini eh, che viene chiamata la santa degli emigrati no? e che in America soprattutto fondava scuole per le, le giovani per le ragazze le figlie degli emigrati e, e cercava nelle sue scuole di curare sì, la conservazione dell'italiano, ma anche l'apprendimento della lingua del posto, perché doveva assicurare un'inclusione, un inserimento, un, un possibile futuro eh, a queste eh, seconde generazioni di italiani. E quando fu rimproverata dal governo italiano, che a quell'epoca era appunto in dissidio, come sappiamo, con la Chiesa, all'inizio no, del nuovo Stato, e rimproverò la Cabrini di non esporre al, tutti i giorni la bandiera dell'Italia. E, e lei disse, rispose appunto con una sua lettera molto energica, eh, dicendo: Dice: Ma eh, io mi preoccupo soprattutto di far sì che gli italiani non si vergognino di essere italiani che quindi siano apprezzati da tutti nel posto in cui vivono, conservando le loro radici, ma anche apprendendo la cultura del posto. Ecco riuscire a mettere insieme, mi sembra che non ci siano parole migliori che quelle di, di, della Cabrini, e riuscire a dare la lingua, la cultura del posto a chi arriva anche da noi è fondamentale senza dover coartare e violentare la loro cultura originaria eh. ma cercando appunto di amalgamare. Il tenore spagnolo José Carreras ha detto di amare l'italiano perché è la lingua più musicale di tutti. Secondo lei che cosa piace della nostra lingua a chi italiano non è? Dunque, intanto, quando si parla della grande bellezza dell'italiano bisogna evitare di fare equivoci. Nessuna lingua intrinsecamente è bella o brutta. <ride> Ogni lingua nel momento in cui riesce a far comunicare una comunità linguistica, un popolo, è sempre bella. Uh, la bellezza dell'italiano legata alla musica... Un, però un tratto intrinseco legato alla sua uh, caratteristica fonetica, perché uh, sono molto numerose rispetto ad altre lingue in italiano le vocali, moltissime vocali, e la nostra è una lingua sillabica e ogni sillabe in italiano è costituita sempre dalla presenza di una vocale, ci sono sillabe costituite da una sola vocale, questo è un tratto tipico dell'italiano e di pochissime altre lingue. Naturalmente le vocali sono tutti suoni sonori. Eh, che si prestano maggiormente appunto alla modulazione musicale. No? Pensi a un verso bellissimo di Verdi della Traviata, Mamma mia Alfredo, quante hanno ah, con piena. La, la, vocale centrale più ampia, appunto, con questo ripetersi della in un momento di pathos straordinario, e eh, questo naturalmente favorisce di molto la musicalità dell'italiano. E può darsi che lo straniero, soprattutto lo straniero che eh, apprende l'italiano per cantare, per la musica, avverte, magari senza esserne consapevole, senza avere una nozione scientifica di questo fatto. E poi eh, non so se posso dilungarmi, ma la. La bellezza, quando si parla della bellezza di dell è la bellezza della sua letteratura, naturalmente, della sua grande letteratura, a partire da quella di Dante, di cui quest'anno celebriamo appunto i 700 anni dalla morte. E, tra l'altro, mentre lei eh, ricordava queste cose, mh, mi veniva in mente che nella metà, anzi in più della metà dei teatri del mondo, in questo momento, mentre parliamo, si stanno rappresentando opere in italiano, cantate in italiano, per la maggior parte da eh, persone che non sono italiane. Quindi quanta eh, diciamo, strada universale ha fatto la nostra lingua, non solo eh, diciamo, pronunciata da, da noi o dai nostri connazionali, ma da, da, tutta, da, tutto, da tutte le persone del mondo. No? Molti orientali, tra l'altro, io ho avuto alcuni studenti cinesi. insegna l'orientale naturalmente, abbiamo un, sempre molti avevamo per la verità adesso con il Covid, qualcosa un po' cambiata, speriamo che passi presto. Ma abbiamo sempre ogni anno molti studenti cinesi, l'orientale è la prima università al mondo in cui si è insegnato il cinese fuori dalla Cina. E, e, e molti di loro vengono perché studiano l'italiano per poi diventare cantanti lirici. E diventano bravissimi, peraltro. Bravissimi, bravissimi, sì. devo dire, eh, con anche grande capacità nel momento in cui cantano di rendere bene l'italiano, eh, anche perché la musicalità un po' eh, aiuta. E, e sono incredibilmente appassionati. C'è una richiesta di italiano in Cina che veramente stupisce chiunque. E non solo per il canto, certo anche per i commerci, per fatti anche di tipo economico ma anche perché sono appassionati dalla nostra arte, dalla nostra storia, eh, eppure il popolo cinese non, non, non è privo di una storia antica, di un'arte certamente diversa dalla nostra, ma sempre di grande importanza, ma c'è una fascinazione incredibile, veramente quasi commovente a volte negli studenti che vengono da noi a studiare italiano, rimangono da noi per un anno, insomma, e poi partono anche con molta nostalgia. <ride> Veniamo alle dolenti note, l'abuso degli anglicismi. Rispetto allo spagnolo, al francese, al portoghese, al romeno, cioè a tutte le lingue neolatine, noi siamo quelli che utilizziamo più espressioni in inglese, a volte pronunciate in maniera ridicola o scr scritte male, ma insomma dal lockdown a Green Pass una, eh, si può fare un elenco di queste cose. E, pur essendo l'italiano la lingua che più si avvicina al latino e che ha eh, meravigliosi sinonimi per eh, evitare di usare appunto questi aglicismi. Lei come lo spiega questo provincialismo dilagante ormai da, da alcuni anni? O provincialismo appunto, <ride> cioè... Eh... Ci sono molte cose da dire a proposito di questo fenomeno dell'inglese. Eh, dicevo anche l'altro giorno, l'inglese come lingua veicolare eh, nei convegni scientifici, eh, insomma, non eh, possiamo certamente essere contrari. C'è sempre stata, non nei secoli, una lingua che ha fatto da eh, veicolo da comunicazione tra gli scienziati, tra gli studiosi. Nel 500 è stato l'italiano, poi è stata la volta lo spagnolo, il francese, ora l'inglese. Eh, ma questo è un conto. Altro conto è abdicare completamente. Um, le espressioni che sentiamo forse sarebbero persino il male minore, anche se fastidiosissimo. Eh, a volte sento proprio usare l'inglese in maniera del tutto inutile, perché bisogna dire step invece di passo, invece di dire due parole. Abbiamo dei termini che sono perfettamente equivalenti, ma questo sarebbe persino il male minore. Il male peggiore è... L'aver la, abdicato almeno in alcuni settori alla formazione dei tecnicismi scientifici. Quella è cosa che deve far preoccupare non solo noi, ma anche altre lingue europee. Uh, gli economisti sembrano parlare una lingua veramente da marziani: e non c'è ogni, ogni tre parole, ce ne sono almeno due in, in inglese, o una in italiano e una in inglese, e anche altri settori. Ingegneria, la, la formazione di parole specialistiche che formano il lessico tecnico di quella di quell'ambito ormai vengono attinte dall'inglese. Che cosa significa questo? Significa che eh, una lingua rinuncia a utilizzare la propria eh, le proprie risorse per elaborare tecnicismi. E, Significa dialettizzazione, non subito, ma probabilmente passeranno decenni, ma qualcosa bisogna, eh, sicuramente bisogna correre i vari perché i dialetti, dicevamo prima, sono bellissimi, eh, sono, trasmettono una cultura, sono da conservare, però in dialetto io posso parlare dei miei sentimenti, delle mie emozioni, ma non di genetica, neppure di matematica. Perché non c'è un lessico specifico? Perché il lessico specifico è stato elaborato in italiano. Allora, se noi rinunciamo ad elaborare un lessico. sarà lo stesso fenomeno, certo. Sarà lo stesso fenomeno a lungo andare. Queste sono cose che non dico solo io, vengono denunciate anche la, dalla Commissione europea delle lingue, perché alcune lingue sono già molto più a rischio del nostro, per esempio l'olandese o il danese, insomma, che già da tempo hanno rinunciato. In Irlanda c'è il dibattito ciclico di se non sia il caso di sostituire l'inglese come lingua Ufficiale, eh, infatti, della infatti, loro, infatti della loro, questo, sì. forse non ci si rende conto della perdita, no? Esatto. Che cosa significhi la perdita? Senta, ma ecco, quanto ecco, poi al resto sì. non mi consenta scusi se. Beh, eh. voglio dire, quanto poi al resto, invece, sul fatto di location, step tutte queste cose così fastidiose, bisogna anche dire, però, che c'è un ruolo negativo, spesso da parte dei media. E dei politici eh? perché non insomma, cedono a, a queste mode, a questo provincialismo senza alcuna necessità. Eh, infatti, Draghi, mi ricordo che c'è stato un giorno, lei lo ha sì, nominato, sì. ma perché dobbiamo usare sempre l'inglese? Tra l'altro, lui che l'inglese lo parla benissimo perché parla in, questo benissimo, modo, certo, certo, in cioè... genere questo provincialismo di ricorrere agli anglicismi e ehm, appartiene a coloro che non parlano altre lingue che per farsi magari belli in casa propria ritengono di dover fare... Esattamente, Chi eh, no? Conosce bene l'inglese, si guarda bene dall'utilizzarlo, se non quando deve esatto. con, eh, con... Sì. Ah, Insomma, ma è una... Ma parte anche dalla, de, dalla stessa politica, no? Il Ministero del Welfare, sì, perché sì. nelle politiche sociali ci dà fastidio, so. sì. non sì. riesco a capire, il Jobs Act, che poi non è neanche corrispondente al Jobs Act originale. Sì. Non ha proprio veramente alcun senso. Senta, professoressa, fra gli italianisti stranieri, dov'è che c'è più attenzione e eh, interesse per lo studio della lingua italiana? Per esempio, so che nel mondo tedesco c'è un amore dalla notte dei tempi, per, non solo per l'Italia, ma per la nostra letteratura. Ci sono anche altri luoghi dove eh, eh, a sorpresa si sta diffondendo questo eh, interesse? In Europa è sempre rimasto abbastanza stabile questo interesse, sempre di tipo culturale, naturalmente, letterario. In Germania, poiché lei nominava la Germania, eh, si redige anche il lessico etimologico italiano che è stato fondato a Serbüchen da... Grande linguista scomparso un paio d'anni fa, Max Fist, e collaborano anche molte università italiane, ma certo è un dato di fatto che l'Accademia la, di Magonza ha finanziato in Germania la redazione di questa impresa monumentale, che è il Lessico Etimologico italiano, perché non è semplicemente un dizionario etimologico, ma insomma, adesso non sto a entrare nei particolari tecnici, ma ogni voce che viene redatta ha una trattazione estremamente ampia attraverso la, la, la storia della parola attraverso tutti i dialetti. E, um, si stanno ampliando, ci stanno arrivando uh, sicuramente nuove platee um, che uh, non hanno solo uh, interesse di tipo culturale, eh? uh, tutta l'area del Mediterraneo. Paesi del Nord Africa, soprattutto abbiamo molti studenti che vengono a specializzarsi per poi diventare insegnanti in italiano, proprio all'orientale, eh, dall'Egitto, dalla Tunisia. In Tunisia c'è cioè, una richiesta altissima, veramente, in italiano, e dall'Europa dell'Est, eh, legata appunto alla. Trattive economiche che ormai vengono fatte tra eh, vari paesi dell'Europa dell'Est e l'Italia, e poi, come dicevo, eh, la Cina. Eh, grandissima attenzione richiesta eh, in Cina. Questi sono sicuramente territori nuovi, perché mh, mentre appunto Francia, Germania, Spagna o anche uh, l'America del Nord o uh, l'America del Sud tradizionalmente un po' per appunto, interessi culturali, un po' per la presenza degli emigrati italiani che naturalmente hanno stimolato anche la richiesta di italiano, ehm, è una storia antica. Ma tutto questo che ho appena detto, i paesi del Mediterraneo, l'Europa dell'Est la Cina sono un'acquisizione recente, diciamo, di almeno una decina d'anni, 15 anni. Lei è anche accademica della Crusca e... Come mai l'accademia non riesce a ritagliarsi quel ruolo che chiamerei di, di cassazione linguistica che altre accademie in Spagna, in Francia e Portogallo hanno? Cioè, se lo dice la Reale Accademia Spagnola, così è. Da noi non c'è questo approccio. A che si deve alla nostra storia, si deve a che cosa, secondo lei? Ma. Eh... L'Accademia di Francia e di Spagna sono forse un po' più prescrittive, però non c'è mai una imposizione di tipo normativo. E in realtà l'Accademia ha, un, per esempio, per quanto riguarda gli anglicismi, ha un gruppo di studio, un gruppo di lavoro che si chiama Incipit e, e che da, suggerisce ogni volta le forme alternative. Eh, non, lo, non può farlo in maniera prescrittiva perché l'unica legge all'interno della comunità linguistica è fatta dalla stessa comunità linguistica, non, non c'è nulla da fare. Ci ha provato insomma, per un ventennio non proprio felice qualcun altro, ma con scarsissima riuscita perché anche durante il fascismo aver proibito... Gli anglicismi ha avuto poco effetto, aver proibito l'uso del dialetto nelle scuole, insomma, in realtà non ha avuto grandissima efficacia. Eh, anche lo stesso Alessandro Manzoni, eh, per la prima volta no, nella storia della nostra lingua, eh, disse con grandissima efficacia: aveva, Manzoni aveva un'alta un sensibilità linguistica, che l'unico sovrano, infatti, di lingua è l'uso. E L'uso è determinato dalla somma dei consensi dei parlanti, non c'è altro da fare. Forse quello che si potrebbe fare un po' di più è ascoltare appunto i suggerimenti che la crusca dà, non è che non li dia. Ascoltarli. C'è una, una pigrizia intellettuale da questo punto di vista? Di sì, anche un ascoltare. certo attacco. In Italia, non so perché ci si diverte da sempre a prendere un po' di mira l'Accademia della Crusca. Ah, la Crusca dice così, ah, la Crusca dice in quest'altro modo. Ma se invece si leggessero con più attenzione, senza travisare appunto ciò che noi pubblichiamo, dicendo guardate, questo è un uso regionale, questo non è un uso consentito, eh, forse si potrebbe avere un'efficacia maggiore, no? Certo. Però prescrizioni non se ne possono fare. Ehm. Come è noto in molte scuole e università all'estero, la lingua italiana è la quinta, a volte la quarta lingua più studiata. E lei come vede, di che colore vede il futuro della nostra lingua? Nero, grigio o roseo? Ah, io, ma a parte questa uh, faccenda di cui parlavo poc'anzi, che riguarda un po' molte lingue europee, per... Um, Cedere troppo facilmente, come dicevo, la, la, la coniazione di tecnicismi della, della lingua specialistica all'inglese, questo è qualcosa che dovrebbe essere messa un po' a freno. Però a parte questo, io penso che in fondo l'italiano non ha mai goduto di tanta buona salute come in questo periodo, a parte questo che dicevamo, queste mode, questo provincialismo. perché... Se lei pensa che è anche solo 40-50 anni... Ma quante erano le persone che erano in grado no, di capire, eh, di scrivere? Oggi i giovani scrivono, magari non scrivono sempre bene, per carità, <ride> spesso. I molto... suoi studenti sono, sono bravi o così così al riguardo? Come sempre, come, in tutte le, come tutti gli studenti ci sono quelli bravissimi e quelli invece molto scarsi e poi quelli di, di, di medio livello. La scrittura costituisce un problema, ma quale tipo di scrittura? Perché i ragazzi poi scrivono tanto: scrivono sulle chat, scrivono su Facebook, scrivono tantissime cose, uh, però, non sempre sanno piegare i registri che usano per una scrittura più informale, dove va bene l'informalità, invece alla scrittura di tipo accademico, alla scrittura argomentativa eh, che richiede una precisione lessicale maggiore, una maggiore correttezza sintattica, una migliore organizzazione testuale. In questo c'è. Effettivamente un problema nelle nuove generazioni e eh, cerchiamo di porre riparo no? facendo anche corsi di italiano scritto all'università, un tempo non si sarebbe mai ritenuto possibile che si facesse, si insegnasse l'italiano scritto. Si decide perché... la brevità del linguaggio telematico e del nostro tempo, no? del, delle parole tagliate, delle parole eh, che diventano poi aride, eh, mm. a forza di eh, sintetizzare tutto per poter rapidamente comunicare. Ma, ma insomma, no, su questo i ragazzi lo capiscono che si tratta di, di forme legate esclusivamente alla scrittura veloce, alla, alla scrittura trasmessa, no? chiamiamola quella da internet, dai social. No, eh, è la, la, la povertà lessicale, se devo essere sincera. Una, non si domina tutta la tastiera del pianoforte, ma solo alcuni tasti. E, e poi la, spesso anche la struttura sintattico-testuale eh, perché scrivendo velocemente su in chat seguiamo un po l'andamento del parlato e se invece dobbiamo scrivere un, un saggio uno studio eh, occorre essere estremamente espliciti eh, mostrare bene i nessi logici, la gerarchia sintattica, altrimenti il testo diventa leggibile e incomprensibile. Eh, la povertà lessicale, purtroppo, secondo me, è anche dovuta al fatto che si legge un po' di meno rispetto a un tempo. Mm. Eh, invito sempre i miei ragazzi. Guardate, dico, leggete anche su supporto digitale se volete, se non vi piacciono più i libri cartacei, ma cercate di leggere perché <ride> altrimenti. È chiaro che il lessico rimane povero. Allora io chiudo con una curiosità finale: e cioè, qual è la parola italiana o scritta in italiano o pronunciata in italiano che le sta più a cuore, che le piace di più? Che simboleggia secondo lei meglio la nostra cultura, la nostra identità? Una sola intelligenza, <ride> <ride> professore. Penso che l'intelligenza risolva tutto se è una vera intelligenza. <ride> Bella risposta. Professoressa, io la ringrazio della sua partecipazione. E, e grazie della a lei, è stato un piacere. E che ci vedrà eh, in internet da ogni parte del mondo, come è giusto che sia. Grazie, Vabbè, grazie. arrivederci.